Ti alleni con costanza, ma i muscoli non crescono. Cosa fare? Per aiutarci ad aumentare la massa muscolare ci sono integratori specifici. E in questo video vediamo quali sono e come scegliere i più sicuri, quelli che garantiscono salute oltre che risultati. Ma il dottor Squalozzi consiglia di gonfiare i muscoli con la pompa della bicicletta? Ma così si diventa palloni gonfiati, non tonici e scolpiti. Ci tengo a dire che in questo video parlerò di prodotti che possono usare tutti, senza bisogno di essere dei bodybuilder, ok? E siccome so già che nei commenti mi chiederete: Simona, consigliami tu un prodotto sano! Sì, in descrizione ho messo i link ai prodotti della Foodspring, l'azienda di prodotti sani che io adoro e che fa integratori ottimi per chi vuole aumentare la massa muscolare e che sponsorizza il video di oggi. Sono controllati e sicuri con formulazioni equilibrate ed efficaci. E c'è anche uno sconto per voi. Se vi piace l'idea di fare un po' di sani e fascinosi muscoli, mettete subito un mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Aminoacidi. Gli aminoacidi sono la costituente fondamentale delle proteine che a loro volta costituiscono i muscoli. Tra gli aminoacidi migliori ci sono isoleucina, leucina e valina. Spesso si trovano insieme nella formulazione chiamata BCAA. Ecco cos'è questa sigla. Vitamine. Le vitamine sono il motore dei processi metabolici e cellulari dell'organismo, per questo non devono mai mancare. Ma non basta mangiare frutta e verdura? In un mondo ideale sì, ma la verità è che oggi non abbiamo più tempo di consumare tutta la giusta quantità di frutta e verdura necessaria, che spesso poi è anche impoverita di nutrienti a causa di tutti i processi di lavorazione e di conservazione industriale. Acidi grassi essenziali. Omega 3 e omega 6 sono fondamentali per nutrire la massa magra e aiutare il corpo a bruciare i grassi, cioè la massa grassa. Così siamo sia snelli che tonici e muscolosi. Minerali. Sono essenziali per il recupero e come materiale da costruzione per il tessuto. Alcuni, come zinco e magnesio, sostengono le performance sportive. Proteine magre e carboidrati di qualità. Le proteine magre sono quelle vegetali, legumi, tofu, seitan, oppure le carni bianche e il pesce. I carboidrati ideali sono quelli integrali, ma leggeri, come avena, farro, riso, quinoa, preferibilmente in chicchi interi. Così aiutano anche la funzionalità dell'intestino. Per avere un maggiore apporto proteico in modo pratico, si possono usare polveri proteiche e porridge proteici. E anche il muesli proteico. Io consiglio i prodotti della Foodspring, sono già pronti e ben equilibrati. In questo studio scientifico pubblicato su Journal of Sports, Science and Medicine trovate un'analisi delle migliori proteine per lo sport. Il link è in descrizione, andate a vedere che è interessante. E anche la Foodspring ha selezionato le migliori proteine che trovate nei suoi barattoloni a base di siero del latte, che comunque non contengono lattosio e non gonfiano la pancia, oppure proteine vegane adatte a chi ha fatto questo tipo di scelta. Bene, se vi fa piacere provare le proteine in polvere con lo sconto, andate in descrizione. Per gli amici sullo smartphone basta cliccare la freccina vicino al titolo. Trovate il link ai prodotti e il mio codice sconto Vignali piccolo YT grande per risparmiare il 15% su tutto. Mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici sportivi e fategli conoscere questi prodotti della Foodspring perché sono sani. I muscoli sono più belli se sono sani. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Ma cosa dici? Simona, mi consigli un prodotto sano?